Quando sono venuto qua, quando abbiamo fatto l'allenamento, ho avuto un problema caviliano, allora non posso giocare queste due partite, quelle abbiamo fatto, no? Allora ora sto meglio, vediamo la prossima partita, vediamo. La concorrenza che c'è nella squadra, non parla benissimo, questo qua è pure. Sto bene con la mia compagna, sto bene con loro, poi tutti sono simpatici, allora sto bene. Poi basta. Pensi di giocare, speri di giocare. Sì. Ma presenta i tuoi compagni. Sì, ho parlato con loro, sì. Loro lo sanno. Lui Loro si sanno, sì. esprime alla grande sul terreno di gioco. Sì, sei sono contento, ho provato con Mister e sono contento. Che tipo è Maran? Maran è un. Lo conosco lui 3 anni fa, ho giocato a Vicenza con lui. Lui è una brava persona, lui è. Tipo cosa che mi piace è che quando qualcuno sbaglia, no? Lui dice, oh, va bene, non fa niente, cioè, è coraggio, no? Sennò. A volte è un allenatore, quando qualcuno sbaglia lui sta dicendo, ah, però mister. Invece mister lui dice, va bene, non fa bene, non fa niente, continuiamo. Hai chiesto qualche consiglio ai tuoi compagni, Lodi e Albirone, per noi con loro? Sì, a me quando sono venuto qua. Come loro sta facendo, mi piace tanto, tanto. Loro sono bravi, poi durante l'allenamento noi ridiamo, parliamo, cioè, era una cosa bellissima, cioè, mi piace. Tra i tuoi compagni di squadra, qual è quello a cui senti di assomigliare di più tatticamente? Praticamente sì. Loro sono, cioè, tutti sono bravi, sì. Tipo tecnica. A chi assomigli dal punto di vista del gioco tra gli compagni che hai trovato qua? Cioè, durante l'allenamento tutti i cuori, cioè, quando qualcuno sbaglia palla, tutti i cuori, poi prendiamo palla, giochiamo, cioè, allora, Cioè lui non assomiglia a nessuno, va bene. Ora puoi andare, sì, tu devi andare perché c'è un test, diciamo, da fare. Grazie. Grazie, Sergio. Ciao. Passare dalla Serie C2 alla Serie A deve essere stata una bella emozione. Quando si è presentata l'offerta del Catania, qual è stato l'animo e qual è stato il giusto l'animo quando sei arrivato qua e Vabbè, passare dalla Serie C alla Serie A è stato un bel, come si dice? salto. Salto, ecco, un bel salto. Io all'inizio non ci credevo quando il mio procuratore mi ha parlato di questo, però alla fine ho visto l'interesse che aveva il Catania e non ho rifiutato e sono voluto subito qui. E per me ho fatto la scelta giusta firmando a Catania. La prima impressione ho visto che c'è un gruppo forte, che nello spogliatoio c'è un buon ambiente. Mi sono ambientato subito con i miei compagni,
Loro sono venuti da me, io sono andato da loro, parliamo bene insieme, ci confrontiamo ogni giorno nell'allenamento. E poi ho avuto un'impressione, una buona impressione, diciamo. Hai fatto nell'esordio già 3 gol, un assist, sei sembrato già pronto per giocare con i tuoi compagni, però tu ti senti già pronto per affrontare la Serie A? Già pronto non lo so, però ogni giorno che mi alleno cerco di capire i miei compagni, di migliorarmi su ogni cosa che faccio. Dire che sono già pronto per la Serie A non lo so, perché ho fatto solo un campionato di C2 e non è lo stesso campionato della Serie A. Però in questo momento sto bene, e si è visto nell'amichevole che abbiamo vinto. E per dire che sono pronto è presto un po', quindi non lo so. Qual è l'attaccante di Serie A a cui ti ispiri? Nessuno. Tu da là. Ecco. Nella tua carriera di giocatore c'è stato un momento particolare, come nasce la tua carriera da calciatore? Vabbè, io sono partito da... giocavo nella mia città prima, in una squadra sconosciuta. Poi mi ha scoperto il mio procuratore che mi ha portato in Italia, prima in C2, poi ho fatto 2 campionati di Serie D, poi l'anno scorso ero a Vibo in C2 e oggi mi trovo qui in Serie A. Ho avuto la fortuna che mi hanno fatto firmare un contratto il direttore e il presidente e spero di ripagare questa fiducia a lungo termine. La squadra come si chiamava? Quale squadra? Quella sconosciuta. Châtillon. Questo non lo so, tutto dipende da me, da quello che vede l'allenatore su di me, i miei compagni. Poi vediamo, non posso dire niente su questo, non lo so. Sí, los conozco a todos. Algunos los he enfrentado, otros no, pero sí, los conozco de haber jugado allá en Argentina. Enfrente a cualquier jugador de Catania, ¿hiciste un partido? Sí, he jugado contra el Papu Gómez, contra Barriento, hemos jugado en contra. Dice que riconosce tutti, mentre quelli che erano già qui in Italia, che si è presentato in queste ore e che ha giocato sia contro Barriento. Si guagna del contratto con il Catania per la confianza del club in tuo confronto. Sì, la verdad che estoy contento, ¿no? con este paso che sto dando. Per me è molto importante aver venuto a Catania a jugar acá a la Liga al Calcio, che è lo che todo argentino por ahí quiere venire a Europa, ¿no? Y la verdad estoy muy contento. Cosa a livello del calcio italiano penso che non...
Y eso trataremos de hacerlo lo más rápido posible, tratar de incorporarme, de adaptarme al juego y a este torneo que es muy difícil, pero bueno, la Argentina también es un torneo muy difícil, así que espero adaptarme rápido. Allora, lui dice che sostanzialmente questo è quello che lo attende, cioè il fatto di doversi integrare il prima possibile nel nuovo gruppo, nella nuova realtà calcistica, però sottolinea il fatto che in Argentina comunque c'è un campionato abbastanza competitivo e abbastanza difficile, per cui è preparato. Scusate, siamo sicuri, ha detto questo. La risposta è molto più breve, dove sei? Non ho capito chi che parla meglio, se tu spagnolo o lui l'italiano. Io lo spagnolo, così scriviamo di più, se dice sì. No, voglio dire. Vabbè. Non conoscevo che il presidente fosse così monello al tavolo. Perché? No, è vero, hai visto che risposta. No, todavía no, pero si está la 19, que es la que uso siempre. Sí, es un equipo muy conocido, aparte por todos los argentinos que integran el plantel, así que es muy conocido. ¿Qué sabemos? No, que es un equipo que no hace mucho que está en primera, que se está manteniendo, que quiere mantener la categoría y bueno, y aspira a hacer cosas más importantes, así que para eso venimos. Che è un club che viene da parecchie salvezze, che comunque aspira a cose importanti, quindi è un presidente, perché lui poi mette il presidente che ha detto. Conosce Diego Pablo Simeone, il Ciolo, che ti dice del Catania? No, che era un lindo club che è molto importante e che voy a stare a gusto acá, che è molto acogedor il club, así che voy a stare bene. Simeone, che ha allenato Castro, ha detto al giocatore che il Catania è stato molto importante e che si sarebbe trovato molto bene a Catania. Una cosa sulla nazionale, perché questa convocazione era in Argentina-Brasile, mi pare. Da che cosa nasce, come sei arrivato lì e soprattutto l'esperienza e l'emozione che hai provato? L'emozione nella camiseta biceleste e la convocazione per amistoso tra il Brasile. Y fue muy importante, es lo que todo argentino sueña con llegar a jugar con su selección y nada, fue una alegría muy grande, aparte de haber enfrentado a Brasil, que es el rival directo que siempre tuvimos. ¿Es un motivo por fichar por el Catania? ¿Cómo? Todos los argentinos, ¿es un buen motivo por fichar por el Catania? ¿Los fichados por el Catania? No, no entiendo. ¿Por tu argentinos? No sé cómo. ¿Has fichado por el Catania porque hay muchos argentinos? Sí, eso es. No, pero no hay que estar distinto. No, no solamente por eso, sino porque siento que es un club lindo, que me gusta jugar, así que nada, no solamente porque haya argentino, eso es muy importante para el tema de la adaptación, pero no, estoy muy contento por haber venido. Luis Antonio. Obiettivo individuale, le presenze e le gol. L'obiettivo?
Sí, tratar de jugar, de tratar de anotar, de hacer goles y ayudar al equipo de la posición que me encuentre. Obiettivo generico, cercare di giocare, di dare gol, ovviamente, comunque di dare un contributo alla squadra. Jugar es de Barrientos. Sí, si bien puedo ocupar la posición que ocupa él, yo soy más volante, más carrilero. Juego más en el medio campo que delantero, pero si bien soy bastante ofensivo. Dice que comunque ama giocare una posizione prevalentemente da centrocampista nel medio campo, però può anche esprimersi da delantero, quindi da esterno offensivo, e comunque predilige giocare in fascia. Ma farà bene anche quest'anno, no. Abbiamo la maglia di titolare alla pari. So che ha imparato molto, deve dimostrare e dimostrerà, però partiamo alla pari e ci giochiamo questo posto. Detto da uno che ha giocato anche in nazionale argentina, è uno stimolo o è un pizzico di timore in questo approccio? No, beh, sicuramente uno stimolo, perché io sono venuto qui con tanto entusiasmo e quindi voglio far bene. Fa sicuramente piacere, perché queste cose sono state dette dal portiere della nazionale argentina, quindi è sicuramente un gran portiere e io avrò anche tante cose da imparare da lui. Do la mia massima disponibilità per migliorare e per fare sempre meglio. Ma penso che Giulio Cesare sia un grande portiere, poi le scelte le fanno gli allenatori, quindi non c'è assolutamente da far polemica e Giulio Cesare resta comunque un grande portiere anche se non viene convocato. Sì, ringrazio il mio fan club, che è composto da molti miei amici e che mi seguiranno anche adesso nelle partite che faremo più avanti, quindi li ringrazio e sono contento del loro supporto. C'è stato un momento in questo calcio mercato in cui hai pensato magari di essere più vicino a qualche altra squadra piuttosto che al Catania? No, penso che Catania mi ha voluto fortemente, quindi io ho accettato subito, sono molto contento di essere qui e sono venuto con tanto entusiasmo e voglio fare bene.